Allora, dov'ero? Abbiamo fatto tante cose. Vorrei introdurre la notazione che è un modo più sofisticato di dire esattamente quello che abbiamo fatto stamattina. Non è niente di più. Allora, l'idea è quello di usare la notazione vettoriale, i vettori. Allora, il primo esempio di vettori sono i vettori spostamento. Spostamento. Allora, voi avete un punto che chiamate, che so, il punto 1, punto P1. E avete un altro punto, P2. E uno pensa al segmento che li congiunge. Quindi è un segmento per il momento, che indicheremo, che so, P1, P2. Con una linea sopra. E adesso parliamo di un segmento orientato. Cioè, immaginate una, metterò una freccia e sto dicendo che mi sposto, quindi sto parlando di segmenti orientati per rappresentare graficamente uno spostamento netto per andare dal punto P1 al punto P2. Per spostamento netto cosa intendo dire? Beh, immaginate che io, questo è il punto P1 e questo è il punto P2 e io potrei andare da P1 e P2 spostandomi nello spazio o andando diretto o facendo tappa su altri punti. Potrei andare qui, poi qui, poi qui, poi qui. Ma se io vi chiedo qual è lo spostamento netto, voi cosa fate? Guardate il punto iniziale e il punto finale e tracciate nella vostra mente o con un foglio di carta, con una matita, tracciate questo segmento e quello è lo spostamento netto. E addirittura se faccio spostamenti orientati potrei andare da P1, anzi chiamiamo, siccome vorrei usare i pedici, cambio notazione, chiamo questo il punto A e questo è il punto B. E chiamo questo la prima tappa, punto P1, la seconda tappa intermedia, P2, la P3, d'accordo? Così uso i pedici 1, 2, 3 come tappe intermedie. E A come il punto iniziale, B è il punto finale. Quindi questo segmento orientato che va da A a B, mettendoci una freccia, vedete io sono pigro, quindi invece di fare così faccio un gesto veloce, fate quello che volete, potrei andare direttamente, cioè questo è il segmento orientato che mi indica, eccolo qua, certo, che mi indica lo spostamento netto nell'andare da A a B, partire da A e finire su B. Poi però io questo spostamento netto potrei farlo in infinità di modi, potrei andare da A a P1, da P1 a P2, da P2 a P3 e poi da P3 a B. Quindi in realtà questo spostamento netto potrei scriverlo così con questa notazione. Vado da A a P1 più questo simbolo più il disegno lo sta definendo. Cosa io intendo per sommare segmenti orientati lo intendo. Guardate il disegno, ecco cosa io intendo per questo simbolo qua, che non è lo stesso di 3 più 5, evidentemente, questo è il più che conoscete dalla prima elementare, questo è un più nuovo. Cosa intendo per più? Intendo questo disegno, che sto andando da A a P1, poi da P1 a P2, poi da P2 a P3 e poi tappa finale da P3 a B. Quindi per me somma di questi segmenti orientati vuol dire questa operazione qua. Cioè io sommo questo segmento orientato con un altro quando il disegno parla da solo, una parola, un disegno vale mille parole. È molto più efficace il disegno a spiegare cosa io intendo per somma che star qua a cercare di dirlo in italiano corretto.
La cosa carina di questa notazione qua è che guardate come funzionano le tappe intermedie. La fine della prima tappa è l'inizio della seconda. E lo vedete nella notazione, perché vedete che la fine del primo è l'inizio della seconda. L'inizio della seconda è, scusatemi, la fine della seconda, appunto. Forse è più semplice fare così, puoi provare quasi un scioglilingue. La fine della prima è l'inizio della seconda, no? La fine della seconda è l'inizio della terza. La fine della terza è l'inizio dell'ultima tappa, vedete? E alla fine queste sono sempre accoppiate, l'ultima simbolo qui è la prima qui, l'ultima è la prima, l'ultima è la prima. Invece questi, che sono spogli, non hanno un loro compagno inteso in questo senso, sono per l'appunto l'inizio e la fine. Va bene? Quindi cos'è uno spostamento netto? È semplicemente un segmento che congiunge due punti, un inizio e una fine. Lo orientate quando volete specificare qual era il punto di partenza, qual è il punto d'arrivo. Va bene? Molto semplice. Quindi segmenti orientati li chiameremo vettori spostamento. Spostamento netto, questo è da tenere presente. Vedo tanti modi. Alla domanda spostamento netto, devo guardare l'inizio e devo guardare la fine. Allora, cerchiamo di usare questa notazione nel contesto cartesiano. Questo è l'origine. Questo è un punto matematico P, dove magari sarà occupato da un corpo materiale. Qual è il segmento orientato che va dall'origine al punto? Lo disegnate come un segmento con la freccia, va dall'origine al punto. Eccolo qua. Track. Va bene? Quello è il segmento orientato. Adesso sovrapponiamo al disegno le direzioni cartesiane, cioè l'asse X e l'asse Y, vabbè, ci sarà anche l'asse Z se riuscissi a disegnarlo. Quindi supponiamo che questa sia la direzione X, questa è la direzione X, e questa è la direzione ortogonale Y, perché stiamo usando il sistema di Cartesio di assegnare coordinate, ma stiamo scegliendo direzioni ortogonali. Perché? Perché vogliamo usare Pitagora. Allora, supponiamo quindi, siccome io quando assegnerò dei numeri a quel punto, le coordinate cartesiane, x, y, per assegnare dei numeri io devo decidere le unità di misura. Non l'ho detto esplicitamente nella prima parte, l'ho detto però non l'ho fatto con un esempio. È evidente che se la mia unità di misura è così, allora le coordinate x di questo punto è 2. Se l'unità di misura è più piccola, è evidente che il numero che la coordinata y, x sarà 4. Quindi il valore della coordinata implica aver deciso l'unità di misura. Questo è evidente, eh? Tenetelo sempre a mente. Quindi supponiamo che queste siano le tacche, perché ho deciso questa unità di misura, supponete che sia un metro, e supponete di avere la stessa unità di misura di qua, d'accordo, quindi le tacche sono così. Ok? Allora, l'andare dall'origine al punto, tra l'altro questo vettore orientato, questo segmento orientato dall'origine al punto ha un nome in fisica, si chiama vettore posizione, del punto P si intende, rispetto all'origine si intende, quindi il vettore posizione del punto P è questo vettore qua. Cosa vuol dire vettore posizione del punto P? Di P. Questo è il vettore, o anzi, facciamo meglio così, il segmento orientato che va dall'origine al punto P. E cosa rappresenta un segmento orientato? Rappresenta lo spostamento netto dell'andare dall'origine, in questo caso al punto P. Ok? Quindi cos'è il vettore posizione di un punto? È lo spostamento netto orientato dall'origine al punto. Va bene?
Tante volte questo vettore qui verrà indicato con la lettera R. È un vettore e c'è la freccia sopra. Ok, io come faccio ad andare dall'origine al punto P? Ce ne sono un'infinità di modi. Potrei andare dritto, ma potrei anche fare tappa. Per esempio, una delle tappe che la geometria di Cartesio ci suggerisce è di andare... Intanto disegno meglio, così individuiamo le coordinate. Quindi scusate, con questa unità di misura la coordinata sarà 4 e 3 e mezzo, ok? Io potrei andare da AP da O anche passando per questo punto. Quindi potrei fare questo punto qui, tappa qua e poi salire. O potrei andare fino a qui e poi andare a destra. E poi un'infinità di altre possibilità, ma queste sono due delle possibilità notevoli, suggerite proprio dagli assi cartesiani. Cioè in questa prima strada vado nella direzione X e poi a salire nella direzione Y. Quest'altra vado prima nella direzione Y e poi nella direzione X. Quindi questi due modi di andare da OP sono suggerite a noi dagli assi cartesiani, va bene? Perché queste direzioni abbiamo deciso che sono speciali per noi. Allora, io scriverò così. La notazione è questa. Il vettore posizione R, cioè il vettore, questo qui, sto usando questa notazione qua. Invece di usare questa pesante notazione, dove questo è il punto di partenza, questo è il punto finale, questo è un segmento orientato, userò questa notazione, molto meno jazz, non vi pare. La scriverò così. X, questo punto ha coordinate XY, lo scriverò così. X, U di X, pedice X, più Y, U, pedice Y. Notate, questi qua sono vettori, sono chiamati versori, e cosa fanno loro? Individuano la direzione. Quindi questa notazione mi sta dicendo: io per andare al punto P devo spostarmi nel verso, nella direzione X di quanto? Di X passi. Poi devo sommare nel senso che io intendo sommare le frecce, così. Cioè, se questa è una freccia, questa è un'altra freccia, freccia, questo è il risultato, questo è lo spostamento netto e questa è la prima tappa, la seconda tappa. Questo è cosa intendo per somma. Quindi io faccio un primo spostamento nella direzione X, quindi è un segmento orientato questo, che nasce nell'origine e va qua. Mi sposto nella direzione X di quanto? Di x, se questi sono metri, se questo è un metro, saranno x metri, se questi sono chilometri, sarà 10 chilometri, se questi sono anni luce, sarà 10 anni luce. Poi devo fare la somma, intesa in questo senso, devo proseguire adesso nella direzione y per y, tacche, metri, chilometri, anni luce. Quindi vedete che questa notazione, che sembra una notazione strana, in realtà dice in maniera nuova cosa che sapete già, che il punto P lo sapete esattamente dov'è se date le due coordinate. Questa è la coordinata nella direzione X, questa è la coordinata nella direzione Y. Questa dà esattamente la stessa informazione, ma vi fa ragionare in termini di vettori spostamento. Vi spostate nella direzione X, di X tacche, e poi vi spostate nella direzione Y di Y tacche. Molto semplice, non c'è niente di nuovo qua. È evidente che questo punto, come si era spostato stamattina, perché avevo immaginato che lui si fosse spostato qua, quindi questo era il punto all'istante T1. Per cortesia, siamo tutti stanchi, potenzialmente stufi. Che non è la stessa cosa, stanco e stufo, non è la stessa cosa, no? Quindi
il punto P si trova lì nell'istante T1. Quindi la notazione qua è che questo vettore è in realtà una funzione del tempo. Quindi in realtà stiamo, piuttosto di cancellare, faccio prima, no, vabbè, vabbè, faccio di prima di scrivere. Siccome il punto sta spostandosi nel tempo, la scrivo così, che il suo vettore posizione è una funzione del tempo. E cosa intendo? Intendo che la coordinata x, cioè di quanto dovete spostarvi nella direzione x, dipende dal tempo. Più, cosa intendo per più? Intendo questo. Questo è cosa io intendo per più. Più quello che devo spostarmi nella direzione y, e la scrivo così. Poi, se questo fosse un problema tridimensionale, avrei questo. Quindi questi sono i versori, che sono dei vettori che puntano nella direzione che vi interessa. Questo punta nella direzione x, questo punta nella direzione y, questo punta nella direzione z. Di quanto dovete camminare a direzione z, guardate la coordinata z. Ok? Non c'è nulla qua di veramente nuovo. La stiamo solo scrivendo in un nuovo modo, perché è una scrittura molto più potente, come vedrete tra un attimo, perché è molto più compatta. Quindi introduciamo adesso il vettore velocità. Questo è il vettore posizione, il vettore velocità. Quindi questo è, la chiamiamo vettore posizione. Posizione. Quindi quando qua, per esempio, se questi fossero metri, questo vettore qui che ho appena disegnato sarebbe cosa? 4 u di x, 3 e mezzo, 3,5 è un punto decimale, u di y, 0 u di z. Però dobbiamo ricordare che questi sono metri, quindi scriviamo così. Dovete ricordarvi che è stata fatta una scelta dell'unità di misura, se fossero chilometri, eccetera. Perché conviene scrivere qua, potrei scrivere 4 metri, mettere la metro qua, ma perché appesantisce tantissimo, no? Vi conviene scrivere e poi ricordare al lettore o voi stessi che questi sono metri, va bene? Definizione. Qual è il vettore velocità? Vettore velocità, questa è una definizione che userò la scrittura vettoriale, la definizione di vettore velocità è questo oggetto, tanto si indica con la V con una freccia sopra, ed è la derivata vettoriale. Che diavolo è una derivata vettoriale? Cosa pensate che sarà? Sarà un vettore che, come tutti i vettori, come questo vettore, ha una parte nella direzione x, una parte nella direzione y, una parte nella direzione z. Quindi dovete cominciare a ragionare che qualsiasi vettore del tipo che faremo in questo corso avrò una parte nella direzione x, una parte nella direzione y e una parte nella direzione z. E quale sarà la parte della direzione x? È la velocità nella direzione x, cioè quello che stamattina avevo introdotto, quindi la scrivo esplicitamente, la derivata di x rispetto al tempo, cioè la derivata di questo rispetto al tempo è la parte della velocità che è nella direzione x. Quindi la velocità per me è un vettore ormai. Come vettore ha una parte della direzione x. Quant'è la parte della velocità della direzione x? È la derivata della componente x rispetto al tempo. Qual è la parte della velocità nella direzione y? È la derivata della componente y rispetto al tempo. E qual è la componente, qual è la parte, vedete, ho già usato la parola, qual è la parte della direzione y nella direzione z? È la derivata della coordinata z rispetto al tempo.
Quale secondo voi sarà la definizione di accelerazione? Ovviamente l'accelerazione adesso è un vettore, quindi il vettore accelerazione. Scriveremo con una freccia sopra, in quanto vettore tridimensionale ha tre parti, una parte nella direzione X, una parte nella direzione Y e una nella Z. Quindi con molta sistematicità lasciate spazio per la parte nella direzione X, per la parte nella direzione Y e per la parte nella direzione Z. E cosa metterete qui? Metterete AX, AY, AZ. E cos'è la AX? La AX è la derivata della parte X della velocità, oppure, per ricordare cos'è questo, è la derivata seconda di X rispetto al tempo. Questa derivata seconda di Y rispetto al tempo e questa è la derivata seconda di Z rispetto al tempo. È molto semplice, questa scrittura non è nulla di nuovo, è un modo di diverso di parlare delle coordinate cartesiane. Ok? Dovete riconoscerla come insomma, un nuovo modo di dire cose che sapete già. Va bene? Quindi avete il vettore posizione, avete la sua derivata, questa è una derivata vettoriale, che è la derivata della posizione, si chiama velocità, e la derivata della velocità, ovvero la derivata seconda, che scriveremo così, la derivata seconda rispetto al tempo, di chi? Del vettore R. Userò questa notazione qua, è molto compatta, no? È una notazione compattissima. La derivata del vettore posizione si chiama la velocità, la derivata seconda del vettore posizione si chiama accelerazione. Cos'è l'accelerazione? È un vettore, è un oggetto matematico, fisico, con delle dimensioni, che ha le dimensioni di una lunghezza fatta un tempo al quadrato, che ha un po' in quella direzione, un po' in questa direzione, un po' in questa direzione, un po' della direzione X, un po' della direzione Y, un po' della direzione Z. E quanta parte? Eccola qua, è molto semplice. Sono definizioni queste, che nascono in maniera molto diretta dalla geometria analitica. Allora, ci sono alcune operazioni che possono essere fatte con i vettori. Per esempio, supponiamo che questa sia il vettore posizione nell'istante t1. Chiamiamo questo R nell'istante t1. Questo è il vettore posizione nell'istante, facciamo così, non t1 ma t. E questo è il vettore posizione nell'istante t più delta t. Ok? Questa linea qua mi individua la direzione x. Questa linea mi individua la direzione y. Poi mi individua la direzione positiva per avere coordinate positive o negative. Direzione positiva, eccetera. Ok? Silenzio! Chi è questo vettore qua? Guardate, io potrei andare, questo è il punto, chiamiamolo P1, la vecchia notazione, questo è il punto P2. Torniamo alla notazione originaria, T1 e T2, poi useremo T più delta T un attimo, forse è prematuro. Usiamo questa notazione qua, quindi P1 è il punto nell'istante T1, R T1 è il vettore posizione di chi? Del punto P1 nell'istante T1. Per semplificare la notazione potremmo anche chiamare questo R pedice 1 e questo R pedice 2. La notazione la userò spesso, quindi dovete capire cosa sto facendo. Questo simbolo qua sta per vettore posizione. Cos'è un vettore posizione?
è il vettore spostamento netto dall'origine al punto. Quindi questo presuppone che abbiate un'origine in mente. D'accordo? Questo cambierà nel tempo. In un certo istante potrei scrivere questo, o per risparmiare un po' di gesso, questo. Dovete capire cosa sto facendo. Quindi quelli sono i due vettori, R1 e R2. Allora, io posso andare nella posizione 2, dalla posizione 1, direttamente, per esempio così. Ok? Chi è quel vettore? Allora, io lo scriverò così, che R2, io potrei andarci direttamente dall'origine, tac tac, o potrei andarci passando per di qua. Quindi, andarci diretto è un modo, ma potrei anche, quel potrei anche, e vuol dire in termini matematico uguale, passare per questo punto e poi andare qua. Questo punto dov'è? È il vettore R1. E quindi devo aggiungere a R1, aggiungere in che senso? Nel senso di come io sommo le frecce. Ok? Io posso andare al punto 2, prima andando al punto 1 e poi aggiungendo un segmento orientato che va dal punto 1 al punto 2. Questo per intenderci, no? Ok? Questo qui, che è quello che ho disegnato, eccolo qua, in giallo. Questo vettore lì, cioè quello che io devo aggiungere al vettore R1 per andare in R2, la chiamerò... Per cortesia, lo smetto di parlare e farò la lezione in muto. La chiamerò delta R, è quello che devo aggiungere a R per andare a R1 per andare a R2. Cosa devo aggiungere a R1 per andare in R2? Delta R. Chi è delta R? È quella freccia gialla. Vedete cosa... Tutto quello che sto dicendo è cercare di farvi capire cosa io intendo per più. Sto andando da qua a qua, più da qua a qua. Cosa ho ottenuto? Mi trovo in un punto che ha quale posizione? A questa posizione. Questo è lo spostamento netto che ho ottenuto facendo prima tappa qua e poi cambiando, aggiungendo a questo vettore un altro vettore che mi fa arrivare alla destinazione desiderata. Ok? Quindi in effetti io riesco a capire questo chi è. Allora, scriviamo in notazione cartesiana. Chi è questo delta R? Io scriverò così, guardate. Le proprietà matematiche dei vettori sono molto formalmente identiche a molte proprietà dei numeri ordinari. Io, per esempio, potrò portare questo vettore al di qua, a sinistra, cambiando di segno, quindi scrivendo questo. Ups, non in giallo, non ha importanza. R2 meno R1. Ma cosa intendo per meno R1? Cosa intendo? Questo chi è? È il vettore P1, P2, cioè il segmento orientato che va da P1 e 2, P2, da qua a qua. Io come faccio ad andare da qua a qua? Beh, il modo è andarci diretto, e un altro è passare per l'origine. Quindi vado da qua in questa direzione all'origine, quindi meno R1, e poi arrivato qua vado a destinazione. Vedete che quel segno meno, cosa intendo per segno meno qua? Cosa intendo per somma e cosa intendo per segno? Il disegno lo sta dicendo. Io posso andare da qua a qua, passando per l'origine e poi andando. Ma passando per l'origine, tornando indietro per l'origine, sto facendo meno R1. Questo è cosa io intendo per meno un vettore. Vado alla direzione opposta. Ok? Quindi se io vi chiedo di scrivere esplicitamente, avendo scelto questa direzione X e questa direzione Y, di scrivere questo vettore
nel modo che fa riferimento alle componenti cartesiane, cosa scrivereste? Questo è un vettore che ha una parte nella direzione x, ha una parte nella direzione y e avrà anche una parte nella direzione z. E quale sarà la parte x, y e z? La parte x è la parte x di questo meno la parte x di questo. Quello che sto facendo sono definizioni, mica sono spiegazioni, sono semplicemente quello che sto dicendo, cosa io intendo per questa scrittura. Ok? Quindi, con questa scrittura qua, introducendo il senso di cosa intendo per meno, che prendo un vettore ribaltato, ecco che la mia velocità vettoriale io posso scriverlo con la stessa notazione dei rapporti incrementali. E per le derivate scriverò così, che la velocità è il limite per delta t che tende a zero di questo vettore qua diviso delta t. Vedete com'è potente questa notazione? Non c'è nulla di nuovo. Non ho fatto nulla di nuovo, lo sto solo scrivendo in maniera più snella, più compatta. Cos'è questo? Questo è il vettore, scrivo per esteso che mi crea un po' di spazio. È un vettore che ha parte x, qual è la parte x? Il limite per delta t che tende a 0 di delta x. Scriviamo per esteso, va? Ok? Questo è quello che intendo. Questo è delta x. D'accordo? È semplice. Quindi, cos'è un vettore? È un segmento orientato. Chiamiamo questo vettore A, con la freccia sopra. Introduco un nuovo vettore che si costruisce prendendo questo vettore e moltiplicandolo per 3, il numero 3. Quindi chiamo il vettore B uguale 3 volte A. Cosa intendo? Con questa notazione, con questi disegni, vuol dire che prendo, vado da qua a qua, un segmento orientato, poi proseguo nella stessa direzione ok? Questo è il vettore B, è tre volte il vettore A, sommo mantenendo la stessa direzione. Le tre frecce A, A, A hanno la stessa direzione. Quindi questo è A più A più A. No? Cosa intendi per moltiplicare 3 per 5? Vuol dire 5 3 volte? No? O 3 5 volte? Cosa si intende per 3 volte A? A più A più A. Sempre nella stessa direzione. Cosa significherà, per esempio, il vettore C uguale a meno 2A? Questo vuol dire meno 2 volte A, se volete. Quindi, questo è A, e poi ribaltate tutto. Quindi è un vettore che è di qua, no? Oppure, se volete, potete fare meno A più meno A, se volete la stessa cosa, no? D'accordo? C'è un'altra proprietà dei numeri, dei vettori, ad esempio questa. Questo è un vettore A e questo è un altro vettore, che so, B. Cosa intendete per la loro somma? Questo gioco qui. Quindi andate prima di qua
E poi, come l'ho messo? Poi così. Questa è la loro somma. Ok? È un passo, fate tappa e poi andate nella nuova direzione. Fare la somma delle frecce vuol dire fare tappa. Credo che il linguaggio che usavate forse alle scuole superiori, mettete la coda di uno sulla punta dell'altro. No? È il gioco delle tappe. Tu parti, vai in una tappa, poi da dove sei arrivato, quello diventa il punto di partenza di un'altra freccia. D'accordo? Questo è quello che si intende, d'accordo? Ma cosa si intenderebbe questa secondo voi? Che so, 2 volte A più 3B. Cosa significa questo? Sapreste farlo? Certo che sapreste farlo, no? Prendete questa freccia A, andate nella direzione di A 2 volte se stesso, poi dovete andare nella direzione B, d'accordo? Quindi A, adesso bisognerebbe aver fatto i disegni per bene, e poi com'era? Era 1, 2, 3, e se fate il disegno in scala, d'accordo? Semplice questo, no? Banale. Banale. Supponete che io vi do le componenti. Shh. Che è il vettore 2A? Ci vuole mica una laurea in missilistica per sapere che 2A è 4 u di x più 6 u di y più 8 u di z, no? No? Cosa sarebbe 3B? 3B sarebbe 12 u di x più 3 u di y meno, cosa sto moltiplicando? 3, 6 u di z. E qual è il vettore C che è 2A più 3B? Graficamente è una puttanata, ma anche numericamente lo è. Se C è uguale a, cos'è? 2A più 3B, cosa sarà? Questo vettore più quel vettore. Come si fanno le somme? È evidente che si sommano le componenti, continuo a dire, anzi, lo voglio usare sta parola. Questo qui, questo è la, questa qua, tutto questa, compreso il vettorino e il versore, è la parte di A che è nella direzione X. Ok? Quanto dovete spostarvi, se questo è un vettore spostamento, nella direzione X? 2 unità di misura che avete deciso. Cosa sono? Chilometri? Ok, 2 chilometri. Quanta parte di A è nella direzione Y? Questa. Di quanto dovete spostarvi? 3 km. D'accordo. Questo numero si chiama la componente di A nella direzione X, la componente X. E si scrive anche così. Questo numero è la componente Y di A. Questo numero è la componente Z di A. Quindi la A la posso scrivere in maniera compatta così, la componente X nella direzione X, componente Y nella direzione Y, componente Z nella direzione Z. Se io ho due vettori, qual è la loro somma? A più B, chi è? È AX più BX, che è la componente X della somma.
La componente Y è la somma delle componenti. Y si intende. Questo è cosa io intendo per la somma. Quindi in questo specifico esercizio, se mi chiedevo chi è C e di scrivere C in modo cartesiano, cioè specificando le componenti, quindi usiamo sta parola componente. Cos'è la componente di un vettore? In una certa direzione e quanta parte del vettore è in quella direzione. Ok? Qual è la componente X di questo C qua? Sommate queste, secondo questa regola qua, quindi il vettore C è uguale a 4 più 12, cosa fa? 16 u di x, 9 u di y, e 8 meno 6 e 2 u di y, u di z, scusate. Quindi la componente x di questo vettore è 16, la componente y di questo vettore qua è 9, la componente z è 2. È semplice. Non c'è nulla di nuovo qua, è la matematica solita, semplicemente scritta con un linguaggio un po' diverso. Va bene? Altra definizione. Sono definizioni queste. Cos'è il modulo di un vettore? Se questo è il vettore, useremo un linguaggio, ho preso il vettore e l'ho scomposto. Ho preso questo vettore, eccolo qua, che non è detto che sia un vettore posizione. In fisica ci sono tanti vettori, c'è la velocità, l'accelerazione, la forza, il momento, il procedimento, il momento, qualità di moto, sono tanti vettori. Ma un vettore lo scomponiamo in direzioni. Vogliamo individuare le componenti del vettore avendo scelto delle direzioni che ci sono simpatiche. Io ritengo che questa direzione sia una direzione interessante e la sua ortogonale è un'altra direzione interessante. Io voglio scomporre la freccia, allora questa freccia qua. Questa è la parte di A che è nella direzione X, questa è la parte di A che è nella direzione Y. E quanta parte di A è nella direzione X? Cosa fate? Tirate la perpendicolare. E questa è la parte di A che è nella direzione X, questa è la parte di A che è nella direzione Y, quindi questa qua la scriviamo A pedice X, così per esempio. Cosa intendo per questa notazione? Ok? Quindi questa è la parte di A che è nella direzione X. Scritta così sto semplicemente dicendo questa è la direzione e questa è la componente. Sono notazioni, quindi A è uguale a AX più, nel senso di fare somme di frecce, più un eventuale AZ. Sto solo usando la notazione qua, familiarizzandomi con il modo di scrivere. È evidente che questa scomposizione, ho scomposto la A in un vettore nella direzione X, un vettore nella direzione Y, uno in Z, questo è il vettore nella direzione X, questa scomposizione ce l'ho quando ho deciso che quelle sono le direzioni che mi interessano. Ma se qualcun altro viene nella stanza e dice no, non mi interessa quella direzione, io voglio altre direzioni, per esempio queste direzioni, dove possiamo fare? Questa qua. Quindi questa è una nuova asse X e una nuova asse Y. Lo stesso vettore, la persona in giallo scomporrà lo stesso vettore in maniera diversa. Ok? E come farà? Usate le proiezioni cartesiane. Questa è la parte di questo vettore che è in quella direzione e questa è la parte dello stesso vettore che è in quella direzione. Quindi facciamo il rosso il vettore, che è questo qui. Questo è il vettore. Il giallo è una scomposizione, il blu è un'altra. Dov'è? Eccolo.
lo stesso vettore rosso lo scomposto in maniera diversa. Quindi la scomposizione di un vettore implica che voi scegliate le direzioni lungo la quale volete scomporlo. Se cambiate le direzioni per qualsiasi motivo, le scomposizioni saranno diverse. Mancano 10 minuti alla fine un'ora. Alla fine un'ora. Silenzio per cortesia, eh. Una curiosità, mi viene in mente un bel argomento. Questo è un'origine, ci piace tutti, siamo tutti d'accordo. Questa è una direzione che piace tanto perché è suggerita dall'orizzontalità della lavagna. Questo è verticale, 90 gradi, quindi la verticale, la direzione lungo la quale i corpi cadono, lasciate da fermi, l'orizzontale è la direzione perpendicolare, diciamo la direzione lungo la quale una superficie d'acqua in equilibrio si metterebbe. Vabbè, uno lo fa perché è carino, è con la lavagna, eccetera. Questo lo chiama asse X, questo è asse Y. E questo è il punto P. Poi uno dice, no, io sono d'accordo con la scelta d'origine, ma voglio assi diversi. E fa questi assi. Quindi, questo è l'asse X' e questo è l'asse Y'. La differenza da questi assi è che questo è ruotato, cioè avete l'asse XY e il nuovo asse X' e Y' ottenete dalla vecchia ruotandolo di un angolo teta. Che legame c'è tra le coordinate cartesiane? Perché un sistema assegna queste coordinate, l'altro assegna queste. Che legame c'è? È chiaro che i numeri, le coordinate cartesiane di questo punto, questo stesso punto, avendo scelto l'origine O, quello stesso punto ha due sistemi di coordinate. Uno è le coordinate, la coppia ordinata XY, e l'altro è X', Y'. Poi tutta la notazione vettoriale è lo stesso problema, no? Che legame c'è? Lo sapete fare questo? Chi ha fatto questo alle scuole, nelle scuole superiori o inferiori all'università? Allora, fate una cosa del genere, tirate una parallela a questa, tiratela giù. Vedete questo punto qui? Tirate questo. Guardate questa costruzione qua. E vedete come tutto questo è la nuova coordinata X'. Quindi X', tutto questo è la somma di questo più quello, d'accordo? Guardate il disegno, forse il punto notevole del disegno è questo incrocio qua. Quindi tutto questo, che è la nuova coordinata X', è questo più questo, siete d'accordo? Questo cos'è? Allora, se questo è l'angolo teta, questo è l'angolo teta, pensateci. Quindi questo primo pezzo, quindi io sto suggerendo che tutto questo è uguale a questo primo pezzo più questo. Adesso guardate qua, quindi lo metto in giallo. Eccolo qua. Track. Quanto è lungo quel pezzo giallo? Guardate questo triangolo qua, facciamo tutto giallo, che ha questa ipotenusa e questo cateto e questo cateto. Guardate l'ipotenusa gialla. Chi è l'ipotenusa? È la vecchia X. Cioè è la componente X, se usate questa direzione, è la sua ortogonale. La vedete? Sì o no? L'importante è che notiate che la vecchia X è l'ipotenusa di quel triangolino, è l'ipotenusa. Quindi questo cateto quanto è? Come si fa a fare la parentesi? Trac, trac, trac. Questo quant'è? Se questo è teta, questo è teta. E quindi questo signore chi è? Questo è l'ipotenusa e questo è il cateto adiacente all'angolo. Quindi questo è X, la vecchia X, l'ipotenusa, per il coseno dell'angolo. Giusto? Ok?
Adesso guardate questo pezzo che rimane per fare X', perché X' è tutto qui. Per il momento ho fatto questo, adesso devo fare questo. Guardate, c'è un altro triangolo che salta all'occhio. Facciamo in che colore è questo? Arancione. Eccolo qua. Guardate l'ipotenusa di quel triangolo. Chi è? È la vecchia Y. No? Questo è la Y. E l'angolo chi è? È questo qua. Convincetevi di quello. Quindi questo cateto è il cateto opposto all'angolo. Quindi la Y, la vecchia Y, è l'ipotenusa. Quindi questo pezzo qui, di nuovo io non so fare le parentesi. Tac, tac. Questo è uguale alla vecchia ipotenusa, che è la Y, per il seno, perché visto questo è il cateto opposto, quindi il seno dell'angolo. Quindi la nuova X è la somma di questo e di quello. E la nuova Y chi è? Adesso il disegno è inguaiato, ma forse riusciamo. La nuova Y è questo qua. Ok? Tutto questo. Oppure è la stessa cosa che questo qua. Ok? Questa è la nuova Y. Quindi la nuova Y è tutto questo meno questo. Giusto? Oui? Tutto questo è la nuova Y. No, questo è la nuova Y. Quindi la nuova Y è tutto questo meno questo. Giusto? Questa è la nuova Y. Deve essere molto chiaro che colore posso usare. Siamo in blu. Questa qui è la nuova Y. Quindi devo fare tutto questo cateto meno questo. Ma questo qua cos'è? Track. Uso questo triangolo qui. Quindi questo qui, questo cateto qua, è l'ipotenusa e la vecchia X. E questo è il cateto opposto a quell'angolo, quindi è seno di teta. Questo pezzettino qua vale quello. Tutto questo cos'è? È il cateto adiacente all'angolo, quindi tutto questo è la vecchia Y coseno. Tutto questo, meno questo. Questa è fondamentale, questa relazione, per capire, cominciare a capire le problematiche della fisica. È una trasformazione di coordinate. Sto trasformando, sto decidendo, avendo scelto lo stesso origine, che è questo punto qua, e avendo preso di mira un punto, le coordinate che assegno a quel punto dipendono dalle orientazioni degli assi! Quindi, se io le scrivo con una scelta di assi, come cambieranno se qualcuno entra nella stanza e dice no, non voglio quegli assi, voglio assi diversi, ruotati, cosa dovete fare? Dovete trasformare le vecchie coordinate in coordinate nuove. Quindi le vecchie coordinate diventano coordinate nuove. Adesso, forse la mia sveglia ha squillato, ma come mai non ha squillato una seconda volta passati 10 minuti? Infatti mancano 2 minuti. E uno si chiede, ma perché questo è importante in fisica? Perché la matematica è sottostante a problemi di questo tipo. Immaginate che questo sia un piano inclinato, eh? Un bel piano inclinato, non c'è attrito, c'è un corpo che scivola giù per questo piano inclinato. Allora, prima è qui, e poi dopo un po' di tempo si trova qui. Allora, qual è la situazione? È un problema bidimensionale questo? Sembrerebbe a prima vista sì, perché io per esempio se scelgo questo l'origine, questo l'asse X, questo l'asse Y e questo l'origine, vedo che inizialmente il vettore posizione del corpo è qua, poi il corpo si è spostato, vedo quindi che la sua componente X e la componente Y sono cambiati. Al passare del tempo la componente X è aumentata, è andata a destra, e la componente Y è diminuita. Ok?
Quindi questo sembra un problema bidimensionale, perché sia la componente X che la componente Y stanno cambiando del tempo. Ma uno poi dice, ma perché devo complicarmi inutilmente la vita? Basta fare una traslazione dell'origine, invece di scegliere l'origine qua, lo scelgo per esempio qui. Poi non tengo questa orientazione degli assi, ma lo ruoto. Quindi i nuovi assi sono così. E cosa vedete? Che nei nuovi assi la componente Y non cambia ed è solo la X a cambiare. Quindi ho semplificato la matematica. È un problema unidimensionale. D'accordo? Quindi spostarvi, ruotare gli assi, scegliere gli assi che più confini a una descrizione semplice. Che operazione matematica state facendo? State facendo la rotazione degli assi e la traslazione, fatemi fare questo che è una puttanata e così ci fermiamo. Se questa è l'origine, ok, abbiamo capito che possiamo scegliere gli assi come vogliamo, perché metterci d'accordo è banale, ci saranno delle ricette, delle trasformazioni delle coordinate, così riusciamo a convertire tutte le nostre le coordinate in uno stesso, in una stessa scelta di assi. Scegliamo gli assi così, che ci piace tanto. Un altro, questo è il punto. Ma uno dice no, non sono d'accordo con questo punto origine. Questo è l'asse X, questo è l'asse Y. A me piace questo punto qua. Questo è l'origine e questo è un'altra origine. Però è d'accordo con gli assi. Quindi questo la chiamiamo X' e questo è Y'. Quale sarà la legge che converte le coordinate di uno all'altro sistema? Quindi sarà, se questo è il punto P, la sua coordinata Y è identica nelle due, quindi Y' è uguale a Y. Invece la coordinata X', che è questa quota qua, scusatemi, la coordinata X' è tutto questo, no? Questa invece è la coordinata X. Vedete che X' è uguale alla vecchia X più questa distanza qua, chiamiamola D. Quindi questo che ho appena scritto è la legge di trasformazione tra questo sistema di coordinate e questo sistema di coordinate, dove hanno la stessa orientazione ma una è traslata rispetto all'altro. Questa è una traslazione. Questa è una rotazione. E cosa ho fatto là? Ho fatto una traslazione e una rotazione. Mi sono traslato l'origine e poi ho ruotato. Quindi con opportune traslazioni e rotazioni voi potete semplificare la descrizione di Cartesio. Ok? Tutto lì. Questa la sapevate? Qualcuno conosceva questa? Nessuno conosceva questa? Qualcuno? Alzi la mano perché non vedo. Una, due, tre. Dove, che scuola avete fatto? Industriale. Liceo. E gli altri? Che scuola avete fatto? L'artistico? Industriale. Quindi gli altri che hanno fatto lo scientifico, perché non l'hanno fatto? Solo lui? Che scientifico hai fatto? Qua a Cassino? No. Dove? Vediamo di Madrid. Qui. Va bene, facciamo una breve pausa, 10 minuti.